Abbiamo 18 punti, vorrei sfruttarli bene e visto che in realtà mi sono reso conto che ce ne danno molti pochi, io punterei alcuni punti su questo e gli altri anche sul guizzo fantasma, quindi iniziamo da questo che è un filino più importante. Per danno plus plus vuoi 10, questo voleva 4. Cosa posso fare con 3 punti? Con 3 punti posso aumentare o la mia magia o il mio attacco fisico. Ok, dai, facciamo ancora un guizzo fantasma che si sa mai che possa servire. Con 3 punti io aumenterei i danni fisici. Aumenterei la forza di tutto il gruppo. Forse ho fatto un po' una cavolata, ma in realtà secondo me no. Vediamo cosa possiamo cucinare prima di entrare. Qualcosa di nuovo, tipo questo, l'abbiamo mai fatto? Facciamo... Oh, non abbiamo il granchio, dannazione. Vediamo se Sofia c'ha del granchio. Hai le carote, i chicchi di caffè pregiati, che questi sono difficili da ottenere. C'ha tutto tranne il granchio. Proviamo a vedere se c'è in città prima. So che non serve, però eccolo qui il granchio, l'abbiamo trovato. Certo che costa un sacco il granchio, però magari ne vale la pena. Sapete, da bambino non mi faceva impazzire il granchio come sapore. Era un po' strano, un po' troppo dolce per i miei gusti. Però ho imparato ad apprezzarlo molto di più. Io farei il sushi di Osaka. Facciamo uno di questi. Vai. Sushi di Osaka. Il sushi pressato tipico di Osaka ha un aspetto inconfondibile. Ogni strato è più bello del precedente. Ah, che bontà quest'uovo. Non c'è neanche bisogno della salsa di soia. Datemene un po'. Dammi almeno un pezzo intero di granchio. Pare che il sushi di Osaka abbia avuto un certo successo. Magari più tardi mangerò il resto. Giustamente, mangiamo sempre gli avanzi noi. Facciamo anche l'hot pot di granchio, che già che ci siamo. Vai. Oddio, ma è incredibile. Non è un classico di quel posto con l'insegna a forma di granchio gigante. Devo dire che è quasi uguale, cacchio. Già, la zuppa esalta al meglio tutto il sapore del granchio. È veramente eccellente. Oh, no. Già sapevo che ne sarebbe andato matto. Mi aspettavo Yusuke che piangeva di nuovo. Pare che l'hotpot di granchio abbia avuto un certo successo. Mi mangerò il resto. Wow, questo sì che ha aumentato un sacco. Cos'altro posso fare col granchio? Non lo so, però io inizierei a fare un po' tutto quello che mi aumenta gli SP. Vai, spacchiamoci di 2 caffè. Facciamo anche 2 curry di Kyoto. L'hot pot di granchio ci dà sia HP che 40 SP. Agli alleati però, non al gruppo, quindi vuol dire che questo è migliore. Facciamolo ancora una volta, visto che abbiamo ancora un granchio. Facciamo anche un po' di altra roba che non abbiamo mai fatto, giusto per farlo ed avere più roba che ci dà HP. Il Kushikatsu. Che sia? Forse questo è il menù completo di Kushikatsu che non osavo più sperare di mangiare. E tu, lo hai preparato appositamente per me. Grazie, Phoenix. Sei veramente un sant'uomo. Mai potrò dimenticare la tua gentilezza. Yusuke sta piangendo di nuovo. Beh, almeno sono lacrime di gioia. Il successo l'ha avuto con Yusuke questo piatto. Dai, aumentiamo un po' ancora i nostri punti. Beh, a sto punto, vediamo anche che cosa aumenta cosa. Quasi tutto aumenta di poco gli HP, però tanto vale farli, no? Per esempio, lo stufato di Gyotan mi sembra che l'ho già fatto. Esattamente. La Rakomeshi l'ho già fatto. Il Ramen di Miso, facciamone 2. Il Jingisukan, non me lo ricordo, facciamolo. Arigatai. La carne di agnello ha un sapore leggermente selvatico, ma la dolcezza di queste verdure aiuta a creare una perfetta armonia. Davvero magnifico. Il Jingisukan ha una pietanza molto salutare, o sbaglio? Non solo, ha anche un sapore davvero spettacolare. Non c'è niente di meglio. Fammi sapere quando hai intenzione di cucinarlo di nuovo. Non preoccuparti, mi accontenterò di fare la prova dell'assaggio. Ehi, non dimenticarti di me, voglio partecipare anch'io alla prova d'assaggio. Vabbè, dai. Diverremo chef, altro che il LeBlanc, diverremo chef. Facciamo anche 2 di questi. Ah, questi soba di Okinawa. Chef stellato. Ah, questi soba di Okinawa sono troppo buoni. Il brodo così saporito si sposa alla perfezione con questa carne marezzata. Potrei mangiarne all'infinità. Oh. Ah, che c'è, Ryuji? Tu non mangi? No, è che... Si chiama soba di Okinawa, quindi credo che sia meglio mangiarlo in un luogo soleggiato, con la fronte che gocciola di sudore. Sai che ti dico? Vado a mangiarlo fuori. Wow, quest'uomo è davvero fissato con il ramen.
Ed è così che si sposarono. Il Goya Champuru. Facciamo anche questo, perché no? Oh, allora è questo il vero Champuru. Grazie, Phoenix. Hippema-san. Hippema-san, espressione tipica di Okinawa che significa assolutamente delizioso. Sofia, ormai ti sei abituata a spiegarci le cose. Però ha ragione, il Goya è una vera delizia. Dio mio, che fame che mi sta salendo. Sojiro deve prepararlo il prima possibile. Oh, zuppa di capra. Va bene, grazie. No, cos'è questa puzza? Oh, è la zuppa di capra che abbiamo mangiato l'altra volta. Purtroppo ha un odore persistente. È comunque un piatto squisito, va giù che è un piacere. Malgrado l'odore, il sapore è dolce e avvolgente. Non mi dispiacerebbe iniziare le mie giornate con una porzione abbondante di quella zuppa. No, ti prego. Vabbè, Yusuke, basta che si mangia, poi chi se ne frega. Yobanzai, vediamo. È sorprendente, sei riuscito a catturare l'essenza della cucina casalinga di Kyoto in ognuna di queste piccole pietanze. Davvero meraviglioso. L'altro giorno le abbiamo preparate insieme a Zenkichi, ma questi sapori, wow. Per caso è un lavoro segreto come capo chef? Beh, magari dovresti diventarlo. Esatto, è quello che ho detto anch'io. Il okonomiyaki. Questo mi sembra di averlo visto mangiare da qualcuno, non mi ricordo chi però. Cacchio, che bomba! L'okonomiyaki è il top! Davvero molto saporito. Sarà perché l'abbiamo fatto con le nostre mani. È facile da preparare ed è anche buonissimo. Cioè, sul serio, potrei mangiare questa roba tutti i giorni. Inoltre gli ingredienti hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Basta che si spenda poco per Yusuke. Credo di aver fatto un torto al mio appetito ignorando questo piatto. Yusuke, basta che mangi, poi sei felice tu. Bene, ho preparato tutto il preparabile finora, quindi direi che siamo a posto. È il momento di infiltrarsi nella prigione. Entriamo dentro Osaka e via. Abbiamo perso quanto tempo però a cucinare? In sostanza abbiamo passato tutta la giornata a cucinare nella realtà, però vabbè, dettagli. Vediamo se il comizio si è levato dalle balle. Eccoci qua. E vai, quel takoyaki ci voleva proprio. A quanto pare siamo tutti carichi, torniamo al castello. Bellissime queste musiche però. Allora, calmi tutti. Abbiamo altri punti legame, ma vorrei tenermeli da parte questo giro. Però prima aumentiamo per un'altra volta questo e gli altri 9 punti li tengo da parte. Vediamo la squadra. Lasciamo Zenkichi, Sofia e mettiamo Ryuji, che è quello più sotto di livello finora. Forza, è il momento di infiltrarci nel castello. Oh, il comizio si è elevato, ma pensa un po'. Ovviamente, sai che novità. Tu ti voglio però. Dimmi che non sei un boss e che mi darai quello che desidero. Madonna. Calmi tutti. Sali qua. Ecco fatto. Aia, che dolore. Aspetta, almeno ho evitato il colpo. Smettila di curare. Vai, raffica. Assaltiamolo. Mi sa che non è rimasto più nessuno a parte lei. Perfetto. Norma, yes. E anche Ryuji è salito di livello. Potenzia elettricità, ma perché no. Togliamo Mazio e via. Vediamo le persone di Joker un attimo. Megidol e Maragudine. Un po' poco, però almeno è qualcosa. Via, si prosegue. Sì, si è concluso. Non lo so, ma probabilmente sarà stato qualcosa di fastidioso. Non appena entrati nel castello ci dirigeremo subito sul tetto. Sei pronto? Assolutamente. D'accordo, andiamo. Buongiorno. Va bene, via libera. Cerchiamo un modo per raggiungere i piani alti.
Sono un po' sorpresa dalla facilità con cui siamo riusciti ad entrare. Troppo silenzioso per un castello. Non è normale, vero? Penso proprio di no. Ho un bruttissimo presentimento. E questo è il momento in cui va tutto in vacca di solito. Cos'è questa luce? È bellissima, ma che sta succedendo? Di qualunque cosa si tratti, non è niente di buono. Intrusi rilevati, avvio riforma forzata. Oh, un momento, quell'affare è un teletrasporto? È una maledetta trappola, dobbiamo filarcela! Aspetta, Skull, se tenti di uscire dal cerchio, verrai fatta a pezzi, giusto? Mi prendi per il culo! Mi sa tanto di no, Skull. Che cosa è successo? A quanto pare siamo stati teletrasportati da qualche parte. Ah, non mi sento molto bene. Credo di avere mal di teletrasporto. Quindi ora siamo in gabbia. Farci catturare sta diventando un'abitudine ormai. Dobbiamo uscire da qui e in fretta. Ehi, restate calmi. In momenti come questi la cosa migliore da fare è osservare l'ambiente circostante. La porta è aperta dall'altro lato. Chissà se c'è un modo per arrivarci. Non lo so. Però siamo tutti assieme. Sì, un forziere. Aspetta un attimo. E anche... un condotto di ventilazione. Dov'è il forziere però? Dall'altro lato ovviamente. E allora prima entriamo nel condotto. Sai com'è? Ormai la nostra vita è fatta di condotti. Oh, vediamo se posso uscire da qui. Certo che posso uscire da qui. Esci però. Esci. Cacchio. Ecco fatto. Eccolo qua il forziere. Potrò aprirlo? Posso aprirlo. Una lista di file vaga. Ottimo. Questi possiamo darli alla nostra scienziata. E nelle altre stanze, ovviamente, ci sono delle guardie. Aspetta, io vorrei fare un'imboscata a questo qua. Ecco fatto. Quando non ti vedono è sempre facile. Aspetta che vi distruggo a tutti quanti con il mio Megiddo. Mamma mia. Colpo fulmineo. Certo che comunque, l'ho già detto e lo ripeto, si fregano tutti con le loro stesse mani. Si fregano tutti con le loro stesse mani in questo gioco. Fanno delle prigioni con le cose di ventilazione che ci permettono di uscire. Qualcuno qui? Sì, ma... Ah, ok, posso passare, perfetto. Si fanno le prigioni con i posti per uscire. Mettono i forzieri in modo tale che io possa rubare la roba. Cioè, voglio dire... 2 e 3. Assaltiamolo. Dio santo. Furioso. No, ho sbagliato attacco. 1, 2 e 3. Colpito. E ora anche affondato. Dov'è? Non lo vedo. Perfetto. Quando è tutto facile, è tutto molto comodo. Entriamo nel condotto di ventilazione. Guarda, condotti di convenientemente messi per far avanzare la trama. Volevo prendere l'oggetto prima. Oh, ma guarda il ragnone. Ma che vuoi? Ah, hai portato gli amici, vedo, eh. Carica il fulmine e colpisci. 1, 2, 3. Madonna mia, Skull. Ma sti ragnetti ormai non fanno più nulla. Cioè, Dio mio, li ho devastati. Li ho devastati. Comunque, siamo riusciti a uscire anche questa volta dalla gabbia. Ma pensa un po'. Oh, il comitato di benvenuto. Come avete fatto a scappare? Non fate resistenza e verrete con noi. Chi è? Oh, ancora tu. Ops, mi sa che abbiamo compagnia. Allora, sono questi gli idioti che hanno fatto scattare la trappola? Forse dovremmo ringraziarli. Non fate resistenza e fatevi prendere a calci. Benissimo.
Uno, due, tre. Madonna mia, che colpo. Ecco fatto. Uno, due, tre, via. Attento. Raffica. Perfetto, beccati questo colpo incredibile. E ora ti assalto, elefante. Aia, che dolor. Vieni qua. Calmi, calmi tutti. Togli raffica. Cioè, togli l'abilità. Benissimo, non so chi mi abbia curato. Vieni qua, cagnolone. C'è da dire che comunque l'abilità di autocura di Zenkichi è fantastica. Una barriera che annulla per una sola volta la morte di un compagno. È troppo situazionale, non so mai chi siano i nemici che abbiano effettivamente la morte istantanea, quindi al massimo lo rimetto. E ora si avanza, no, dall'altra parte, scusami. E ora si avanza. Ah, un computer. Facciamo esattamente come l'altra volta. Andiamo sull'equipaggiamento di Futaba. Le mettiamo invece della campanella fortunata. Riduce danno fisico perché è un pelino più utile di aumenta fortuna. In questo caso perché Futaba è in zona con noi. Abbiamo 22 punti legame. Potremmo sfruttarli in qualche modo, eh. Tipo questo qua del forziere li voglio tenere almeno una decina da parte. Però, visto che questi servono, aumentiamolo al massimo. E però aumentare l'effetto degli oggetti curativi sembra comodo. Dai, facciamo anche questo. Da qui si dovrebbe riuscire a sbloccare l'ascensore. Dunque, disattivando il blocco potremmo salire. Oracle, riusciresti a manometterlo? Naturalmente, basta chiedere e non scordatevi di coprirmi le spalle. Assolutamente. Ok, hacking in corso, guardatemi le spalle. Assolutamente, patata. Aia, che dolor! Ah, male, dolore, fisico! Oh, calmo un attimo! Allora, fermi tutti! E Ghido! Così ci togliamo almeno dalle palle sto maledetto elefante. Via dalla mia Futaba. Assaltiamolo, che così facciamo un po' di danni extra. Futaba, curala per favore. No, non recharm, mamma Diara. Aia, che dolore sto cane. Forza, provate ad avvicinarvi. Ehi, 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 tu. Perfetto, brava Sofia. Zionga. Calmi tutti, calmi tutti. Beccati questo e assaltiamolo. Certo che quando le stanze sono così corte. Aia, che dolor. Calmi tutti. Mettiamo l'abilità. Uno, due e tre. Colpiti. Beccati questo allora, visto che siete tutti concentrati in questa zona. Il colpo di Ryuji è sempre fighissimo a livello di... a livello visivo. A livello pratico sarebbe un po' sconveniente. Uno, due e tre. Dio santo. Uno, due e tre. Perfetto, hacking completato. Brava Futaba. Elevator attivato. E ora noi possiamo passare. Oh no.
Scontro sull'ascensore, no, però dai. Ovviamente. Dobbiamo resistere 40 secondi, eh. Aia, che dolore. Calmi tutti. Zionga. Dio mio, siete tutti un po'... là, chi è che sta sparando? Uno, due... Devo fare sempre triangolo prima con Skull. E niente, sono circondato. Non riesco neanche a muovermi. Calmi tutti. Assaltiamola così becchiamo tutti. Facciamo triangolo. Dio santo. Mi avevano accerchiato tutti e non riuscivo più a muovere Skull, poverino. Attacco mortale, ampia area. Becca questo. Poveraccio Skull. L'avevano accerchiato malissimo. Autoguarigione. Io direi Skull per un attimo. Ti mettiamo da parte. Sofia, anche tu ti mettiamo da parte. E farei Morgana e Makoto. No, facciamo Han perché è un pochino indietro. Va bene, avanziamo. Fermi! Rilevo un nemico nelle vicinanze. Sembra uno tosto. Poveri sciocchi. Osate opporvi al grande eroe Kira. Le mie saette vi ridurranno in cenere. Ho fatto bene a togliere Ryuji, ma ho fatto male a mettere Morgana, mi sa. No, e invece ho fatto benissimo a mettere Morgana. Però resiste agli attacchi fisici, ma non a quelli di sparo. Bene. Aragidain. Calmi, calmi. Dio mio. Aia, che male incredibile. Beccati questo speciale, allora. Mamma mia, che mal. Sì, lo so che usa la psicocinesi o il vento, amica. Però anche il vento sembra funzionare bene. Scappa. Oh, calmo, calmo. Ribeccati questo. Marugula. Beccati anche Zenkichi. Allora, oh, calmo, calmo, calmo. Furore. Calmo. Benissimo, assaltiamo. Dovrebbe essere morto, nel caso uso lo speciale. Bellissimo. Usiamo lo speciale perché è proprio fermo a terra, vuol dire che c'è la difesa più abbassata. Proprio in faccia, diretto, diretto. Va, no, pensavo... Pensavo che anche Morgana ce l'avesse pronto. Bravo Morgana, colpo finale. Guarda, sono contento in realtà di come sta andando. Garudain. Vento pesante, vento medio, ampia area. Facciamo questo allora. Perfetto. Fermo lì sopra il cubotto. È un ascensore. Io, dobbiamo salire ancora. Sembra davvero alto. Non riesco neanche a vedere la cima. Beh, vista l'alta opinione di Konoe di se stesso, la cosa non mi sorprende. Saliamo allora. Dobbiamo recuperare quei desideri. Certo, signora. Che bello Morgana che corre col cerchietto sotto, però dai. Curiamo tutti prima di salire. Anche qui scontro sull'ascensore. Ah, siamo già arrivati, perfetto. Ragazzi, guardate.
Una gabbia per uccelli. Ce n'è una anche qui. Tutte le prigioni ce l'avevano. Ma perché qui? Nella prigione di Konoe. Non è lui la mente dietro tutto questo? Non lo so. Konoe dovrebbe essere il creatore di tutte queste prigioni. Pertanto dovrebbe conoscere tutti i segreti. Non avrebbe senso altrimenti. In tal caso l'unica spiegazione è che si sia intrappolato a sua volta qui dentro facendo leva su un suo trauma. Perché avrebbe fatto una cosa del genere? Potrebbe essere necessario per creare una prigione. Significa che anche Konoe ha delle ombre del suo passato. Un tizio così sicuro di sé? Non saprei, non mi sembra rispecchi la sua immagine, se vuoi il mio parere. Allora, qual è il piano? Avete detto che ci serve una chiave per aprire questo affare, giusto? Esatto, e per avere un indizio sulla sua ubicazione dobbiamo toccare la gabbia. Skull, vai. Tocca a te, Skull. E dai, di nuovo! No, lascia che lo faccia io. Può servirmi un po' di esperienza. In bocca al lupo, giustamente, Wolf. Cerca solo di non ritrarre la mano troppo presto. E non venire a piangere da noi, nonnetto. Eh? Clink! Ah, sentite che ululati da lupo. Ho udito storie di pianti che farebbero tremare i cieli. Che sia questo uno di loro è quasi teatrale. Voi non avete idea, ragazzi. Quella merda fa un male cane. Silenzio, sento qualcosa. Abusi? La prego, è ridicolo. Abbiamo un cane, forse hanno sentito quello. Dico bene, Akira? Ehi, di chi è quella voce? Non sembra quella di Konoe. Ma ha detto Akira, non è il nome di Konoe. Che si tratti di cane o meno, Konoe-san, abbiamo ricevuto una segnalazione in cui la si accusa di abuso fisicamente su suo figlio. Stando alla testimonianza, Kira-kun presenterebbe una cicatrice sul braccio che lo dimostra. Gliel'ho già detto, è caduto. Quante volte devo ripeterlo? Abbiamo finito, direi essere lasciato in pace. Razza di stronzetto! Hai visto quanti problemi mi stai causando? Tieni chiusa quella cazzo di bocca e fa come ti dico! Aia! Che male! Trauma infantile, lo menano. Cazzo! Che diavolo era quello? Il passato di Konoe. Stavamo assistendo al trauma che tiene rinchiuso il suo cuore. Il trauma? Su su, bravo. Chi è un bravo lupicchiotto? Cosa sono? Il tuo animale domestico? Caspita, avresti potuto avvisarmi. Beh, tu non ce l'hai chiesto. Mi sembra di averla già sentita quella scusa. Sì, da te. Tornando a noi, una delle voci parlava di abusi. Possibile che Konoe abbia subito violenze da parte del padre? È terribile. È disgustoso, è vero, ma non lo giustifica per le squallide merdate che sta facendo. Concordo, il passato è passato. Nulla cambia il fatto che Akira Konoe sia un uomo incredibilmente pericoloso che risveglia il cuore degli altri privandoli del loro libero arbitrio. Esatto, dobbiamo fermarlo. Ma se gli abusi subiti sono la fonte del suo trauma, allora qual è esattamente il suo piano? Credo che non ci resti che chiederlo direttamente a lui, faccia a faccia. Già, ma prima dobbiamo recuperare la chiave della gabbia. Torniamo nel mondo reale e cerchiamo di individuare l'origine di quella voce. Ehi, Joker. Davvero Konoe veniva trattato male dal suo stesso padre? Zenkichi e Akane erano in cattivi rapporti, ma tra di loro non è mai successo niente di simile. Perché è capitato questo a Konoe? Non sono una famiglia. Certi cuori trasudano odio. Quindi alcuni umani sono così e basta. Joker, tu pensi che la famiglia sia importante? Nonostante non l'abbiamo mai vista, ma ce ne siamo creata una. Sì. Anche io lo penso. Se mai avrò una famiglia o degli amici, li sosterrò più che posso. L'ho imparato dai ladri fantasma. Mi chiedo cosa abbia provato Konoe all'epoca. Ehi, voi due, andiamo, forza! Scusami se ti ho trattenuto. Andiamo, Joker. Oh, patatina piccolina, lei. Basandoci sulle voci è piuttosto chiaro che siamo diretti a casa dell'infanzia di Konoe.
Zenkichi sta rintracciando l'indirizzo proprio in questo istante. Stando alle volte scorse, è molto probabile che ci imbatteremo in un custode lì sul posto. Facciamo in modo di prepararci al meglio, poi incontriamoci con Zenkichi al ritrovo. Perfetto, e allora facciamo un po' di shopping e poi si torna lì. E compriamo dell'altro granchio perché è difficile da ottenere. Benissimo, e anche il riso.